Ecco, allora, dici un po' dove abitavi e quanti anni avevi nel 66, l'anno dell'alluvione? Allora, l'alluvione avevo 12 anni. Abitavo in Via del Libuzio, zona Monticelli, che non fu allagata dall'alluvione perché siamo un po' più alti. E una cosa bella o strana Particolare. o particolare che Un aneddoto che ci volevi mio raccontare, via. padre aveva un negozio di fiori in San Frediano, nella Il zona. chiosco di fiori in piazza Il Piattellina. chiosco dei fiori in piazza Piattellina, e quindi quando calò l'acqua andò a vedere, a controllare i danni, quello che era successo, che riuscì finalmente a arrivarci. E nell'aprire la bottega, praticamente dentro aveva tutte delle azalee bianche, bellissime, e non erano state prese dal fango, quindi erano in mezzo a questo letamaio, questo sudiciumaio, questo fango che c'era di tutto, di più. Queste azalee bianche furono come un segnale, come dire, ragazzi, andate avanti perché la vita continua. E, insomma, fu una cosa un po' toccante, ma insomma bella. Bene, grazie per questa testimonianza.